Sì, a voi, per quelli che non credono in Dio, apriamo bene gli occhi e anche gli orecchi. Se avete voglia di seguire questo meraviglioso video, perché lo dico che è meraviglioso? Perché io parlo con il cuore. Ci sono molte persone che non hanno voglia più di sentire niente, perché ormai nessuno parla con il cuore. Ebbene, io qui in questo posto solo parlerò a voi al quale non credete più a niente. Come dicevo, questo video è fatto proprio per quelli che non credono. Per quelli che non credono, dell'assistenza di un creatore di tutto il nostro universo che contiene la nostra vita. Per quelli che non credono, io vi posso suggerire solo questo, di dedicare un po' così, di essere in contatto con la natura in qualsiasi stagione, inverno, estate, primavera, qualsiasi momento che vuoi. Potete trovare quel momento di impulso per venire a osservare da soli, è chiaro, bisogna stare da soli, a osservare la natura in questo ambiente. Per esempio, questo è un ambiente, è un ecosistema dove tutto è in armonia. Troviamo il tempo di farlo per quelli che non credono. Per quelli che credono, allora, c'è un'altra domanda che vi faccio a voi, quelli credenti, come io che credo. Noi non dobbiamo fermarsi lì e basta. Dobbiamo andare sempre alla ricerca di questo Dio. Perché il nostro Dio è un Dio chiaramente misterioso, meraviglioso, meraviglioso, al quale noi dobbiamo sempre cercarlo. Ed è sta lì la forza del nostro movimento al quale noi siamo sempre vivi, perché noi siamo assetati, abbiamo molta voglia di conoscere questo grande Dio che ha creato tutto, tutto, anche la nostra vita. Bene, in poco, perché ci vorrebbe un approfondimento molto più lungo, ma non voglio stancare in questo video, ho voluto focalizzare questo lago bellissimo qui e fare un discorso filosofico che ha a che fare con la nostra vita su Dio, su un Dio che nessuno conosce, ma lo possiamo solo conoscere, lo possiamo solo conoscere, interpretare e immaginare questo Dio solo rispecchiando tutto quello bello che abbiamo attorno a noi. In questo caso io sono qui a guardare questi meravigliosi animali e anche natura, piante e tutto quello che c'è, anche il respiro, perché qui si respira, siamo in alta montagna, c'è un ossigeno pulito e perciò abbiamo più voglia di dare, abbiamo energia. Guardate questo meraviglioso animale, si trova qui in armonia, è in armonia, non è disturbato, è nel silenzio. Che meraviglia pensare a questo silenzio, che nessuno tocca niente, dove tutto viene rispettato. Che meraviglia, questo dobbiamo fare tutti, tutti, anche quelli che credono. Grazie, grazie fratelli miei. Ho concluso un'altra volta e come dico sempre io, non mi stancherò mai di continuare a fare video e utilizzare questa tecnologia. Grazie, grazie. Meraviglia di Dio, meraviglia di Dio.